finita la gara, non ci vediamo ad arrivo! Falcade, la Valle del Bioise e Fiamme faranno da sfondo alla settima edizione dell'Extreme Trial, che consiste in 6 impegnative ed emozionanti gare di corsa in montagna. La prima sarà Vertical 107 a Falcade domenica 25 agosto sul tracciato lungo 107 scalini che collega la località di Molino con quella di Lebuse. Il percorso prevede una lunghezza complessiva di 1900 metri e un dislivello positivo di 670 metri. La partenza della manifestazione è prevista per le ore 10 nei pressi della stazione di valle della cabinovia Falcade Lebuse. Una sfida per gli amanti delle salite, per gli specialisti della corsa in montagna, ma anche per tutti coloro che vogliono mettersi in gioco, divertirsi e praticare sport tra le Dolomiti, patrimonio UNESCO. C'è gente che vuole cimentarsi, c'è gente che ha già chiesto, addirittura un signore della Toscana ha chiesto informazioni, ha prenotato e vediamo come troverà questo percorso. Ci si iscrive sul sito K-Sporting Belluno oppure preferibilmente sul sito, eccezionalmente il giorno della partenza, mezz'ora prima della gara. Il post gara, praticamente quest'anno abbiamo delle location dal Gisio Pizzo al Malga Lebuse, lo chalet è chiuso, però dedicheremo un pensiero particolare a Rachele. Dopo la Vertical 107 seguiranno le gare a Saint-Jean-de-Fassa il 29 settembre, a Soraga il 5 ottobre, a Bellamonte Predazzo il 12 ottobre, a Ziano di Fiemme il 19 e infine a Stradivari Stava di Tesero il 26 ottobre. Al termine del circuito non verranno premiati solamente i vincitori che hanno portato a termine l'intero circuito, ma anche coloro che hanno preso parte ad almeno 4 gare delle 6 totali.